Nell'atrio di Palazzo del Carmine si è tenuta la conferenza sulla quinta gara trofeo regionale a livello nazionale di kart che si terrà sabato 8 e domenica 9 ottobre. Alla presenza del vice sindaco Grazia Giammusso e dell'assessore allo sport Fabio Caracausi sono intervenuti piloti e organizzatori della gara, che partirà da via Salvo d'Acquisto e che toccherà le vie Aldo Moro, via Palmiro Togliatti e per finire antistante la scuola Don Milani, dove saranno allestiti i box. Ci saranno 80 piloti, divisi in diverse categorie di età e di gara, dove si daranno battaglia nel circuito che misura 835 metri e che è stato definito la piccola Monte Carlo. Ho partecipato a tante gare di campionato regionale, vincendo anche dei titoli, a gare di campionato nazionali. E oggi sono il titolare di una scuderia, la S Russo Motorsport. Gestisco un KZ karting team, cioè vuol dire seguo ragazzi tra virgolette adulti dai 18 in su. E la gara si inizierà il sabato pomeriggio con delle prove libere. E avremo due turni e la domenica avremo un altro turno di allenamento, le qualifiche che comporranno lo schieramento di partenza e dopo le 14 ci sarà il via. Spero la gente possa divertirsi, sarà un evento spettacolare e soprattutto sicuro. Il percorso è un percorso molto tecnico, si svolgerà attorno diciamo, alla parrocchia di San Paolo, tra via Aldo Moro, via Togliatti, via Don Minzoni e via Salvo d'Acquisto. Percorso diciamo, molto tecnico, con delle varianti importanti in salita, con delle chicane che serviranno anche per smorzare la velocità dei rettilini, insomma abbastanza intrigante come diceva qualcuno dei partecipanti qui alla conferenza stampa dei piloti che saranno i veri protagonisti. Che dire, una nota tecnica la voglio dare ai residenti del quartiere, avranno possibilità di poter entrare e uscire liberamente dalle loro abitazioni nei momenti in cui ci saranno diciamo, i varchi aperti tra una prova e l'altra, quindi la durata di 8-9 minuti, quindi avranno possibilità di poter continuare regolarmente la loro giornata sia diciamo, di lavoro che anche di svago. Per quello che riguarda invece la parte più sportiva, insomma, un in bocca al lupo ai nostri team, ai nostri piloti sportivi nisseni che comunque sicuramente battaglieranno alla grande sperando di conquistare i primi piazzamenti del podio.